Precisa che l'impegno di spesa e la disciplina dei rapporti tecnico-economici tra regione e soggetto attuatore
saranno adottati con successivo provvedimento all'esito favorevole dell'istruttoria di tutta la documentazione richiesta al citato punto 4 della delibera di giunta regionale 1523 del 2012, che con delibera comunale numero 142 del 10 dicembre 2012 il Comune delibera l'impegno alla restituzione dell'importo di fondi anticipati alla Regione sul finanziamento di euro 1,5 milioni sul fondo di rotazione per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza della vasca e di caratterizzazione dell'area dell'impianto di trattamento e smaltimento RSU in località Carpinello, secondo i tempi e le modalità previste dal disciplinare approvato con delibera di giunta regionale numero 376 del 2012. In data 27 dicembre 2012, con nota numero di protocollo 21967, a sua firma, il Comune di Lauria ha richiesto alla Regione la proroga di 30 giorni del termine per la consegna del progetto esecutivo e la relativa documentazione prevista dal disciplinare approvato con il decreto di giunta regionale numero 377 del 2012. In data 22 gennaio 2013 la Regione accorda la propria richiesta al punto precedente, fissando al 28 gennaio il termine utile, come dalla delibera di giunta regionale di novembre 2012 numero 1523, per la presentazione da parte del Comune di Lauria della documentazione elencata al punto 4 della stessa delibera di giunta regionale di concessione del finanziamento. Con una nota del 29 gennaio 2013, acquisita al protocollo del Comune il 30 gennaio ultimo scorso, la Regione Basilicata comunica al Comune la proroga di quel punto precedente. Con nota numero 4151, indirizzata al Presidente della Regione e al Dipartimento Ambiente del 6 febbraio 2013, il Sindaco evidenziava quanto segue. Entro 30 giorni dalla notifica della delibera di giunta regionale 1523 del 2012, ha trasmesso la documentazione indicata al punto 4 della delibera ed entro lo stesso termine rende assunto, con propria deliberazione, l'impegno alla restituzione dei fondi anticipati dalla Regione secondo i termini e le modalità previste dagli articoli 23 e 24 del disciplinare approvato con la delibera di giunta regionale numero 377 del 2012. In merito alla restituzione, essendo le attuali condizioni di bilancio tale da non poter rispettare quanto previsto dall'articolo 20 del disciplinare, precisa che precederà il piano di restituzione del fondo a seguito dell'entrata in servizio dell'impiantistica. Con nota numero 4299, indirizzata al Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata dell'11 febbraio 2013, con una nota a sua firma del segretario generale, si evidenzia quanto segue. In base alla nota della Regione Basilicata del 29 gennaio 2013, che evidenzia solo ed esclusivamente la necessità di trasmettere la documentazione richiesta in termini di proroga concessa, si fa presente che l'ente non ha potuto dare attuazione agli interventi previsti in quanto da un esame del finanziamento e dei preventivi prevenuti non è assolutamente possibile provvedere all'intero svuotamento del percolato accumulato in vasca per oltre 10-12 mila metri cubi. È stata esaminata un'altra ipotesi che consentirebbe di attuare quanto richiesto dalla Regione e dalla conferenza di servizio tenutasi presso il Comune, sostituire l'intervento di ketting sulla vasca con la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione tecnologicamente più moderno ed efficiente che consentirebbe lo smaltimento attuale e futuro del percolato. La Regione, con nota del 21 febbraio 2013, protocollo numero 34476-75A, evidenzia: gli interventi di messa in sicurezza per il loro carattere d'urgenza non sono soggetti a preventiva autorizzazione e devono essere eseguiti immediatamente a prescindere dalla concessione o meno di finanziamento. Allo stato degli atti si registra la mancata presentazione della documentazione richiesta nel termine prescritto, nonostante la proroga concessa, nonché l'assenza nella richiesta formulata con nota numero 4299 dell'11 febbraio 2013, di elementi atti a sostanziare una realistica previsione di pronta attuazione della messa in sicurezza e della caratterizzazione del sito. Infatti, il disciplinare approvato con la delibera di giunta regionale del marzo 2012 prevede che la domanda di ammissione al fondo di rotazione debba essere corredata da uno studio di fattibilità dell'intervento con qualificazione della spesa corrente. Anche la richiesta di un diverso utilizzo non può che essere corredata da uno studio di fattibilità, mentre la richiesta di riattivazione del finanziamento assegnato e non attivato nei termini prescritti necessita di una convincente cronoprogramma delle diverse fasi sino all'avvio dei lavori, anche al fine di definire i tempi in termini realistici, non essendo ammissibili reiterate e immotivate proroghe. Non risultano chiariti i motivi che non hanno consentito l'invio della documentazione relativa agli interventi di caratterizzazione nei termini prescritti, né vengono prospettati in modo inequivocabile i termini e le modalità di avvio di tali interventi. Chiede di motivare e precisare in modo più esaustivo la richiesta avanzata, corredando della documentazione richiesta con riferimento sia agli interventi di mise che di caratterizzazione.
In data 4 marzo 2013, durante il Consiglio Comunale vengono approvati due provvedimenti, piani finanziari, inerenti al sito di Carpinento, riguardanti l'attività di caratterizzazione e l'attività di messa in sicurezza, senza alcun riferimento alla nota della Regione del 21 febbraio ultimo scorso, in cui vengono sollevate diverse criticità. Il Comune di Rauie, con nota dell'11 marzo 2013, protocollo 6550, a firma del Sindaco e sempre del Segretario Generale, risponde alla Regione Basilicata 18 giorni dopo ed evidenzia. Nell'ambito della procedura di messa in sicurezza dei mediati di Carpinetto, il Comune agisce quale soggetto proprietario non responsabile della contaminazione, ai sensi dell'articolo 245 del testo unico ambientale. Nel periodo di utilizzo della vasca, 1 luglio 2013, 3 luglio 2011, emersero alcuni inconvenienti, attinendo alla fase di realizzazione formalmente contestati all'apportatore, a cui seguì nell'estate del 2011 l'esecuzione di lavorazioni finalizzate all'eliminazione degli stessi, previo assenso dell'ufficio compatibilità ambientale del Dipartimento regionale. Allo stato attuale l'impianto non è collaudabile fino a quando non sarà eseguita la caratterizzazione del sito. Il MISE inizia a dicembre 2011, quando, analizzando la matrice acqua, vennero rinvenute concentrazioni superiori a quanto stabilito dal decreto legislativo 152, cioè il testo unico ambientale. Le attività di messa in sicurezza poste in essere sono consistite nell'attivazione della procedura per l'affidamento in appalto della caratterizzazione, nell'installazione delle apparecchiature di pumps and stop, nell'esecuzione di primi interventi necessari per riavviare l'impianto di depurazione e successivo smaltimento del percolato. In merito allo smaltimento di percolato fa presente che l'ente è venuto alla determinazione tecnicamente più utile ed opportuna della costruzione, in sostituzione dell'impianto di capping, di un secondo depuratore per evitare anche il futuro accumulo del percolato per un costo di 700.000 euro. Il Comune è fortemente interessato a proseguire tutte le azioni finalizzate alla riapertura dell'impianto dei rifiuti solidi urbani. Le azioni finalizzate alla riapertura dell'impianto potranno essere poste in essere previo finanziamento da parte della Regione di tutte le somme occorrenti e senza pretesa alcuna di restituzione, salvo ovviamente l'ipotesi di recupero nei confronti del soggetto dei soggetti che saranno individuati quali responsabili della contaminazione, secondo il principio di chi inquina paga. Chiede di voler disporre l'applicazione dell'articolo 250 del decreto legislativo 152 del testo unico ambientale, che prevede che qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti al presente titolo, ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure di interventi dell'articolo 242 sono realizzate d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provvede, dalla Regione, secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la politica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi, le Regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprietà di disponibilità di bilancio. Con determina numero 145 dell'11 marzo 2013 viene di fatto, a seguito della nota della Regione del 21 febbraio, impegnata la somma per l'esecuzione della messa in sicurezza di Carpinetto. Nell'interlocuzione avuta in commissione è emerso che il Comune non ha potuto eseguire nessuna attività all'interno della piattaforma nell'intero periodo dal 24 luglio 2012 al 5 gennaio 2013. Il 18 marzo 2013, con delibera di giunta numero 34, viene revocata la delibera numero 142 del 10 dicembre 2012. Con cui si impegnava la restituzione dell'importo dei fondi anticipati alla Regione sul finanziamento di 1,5 milioni di euro del fondo di rotazione. Considerato che il piano di caratterizzazione, su cui è stato espresso parere positivo dalla conferenza di servizio l'8 maggio 2012, è stato approvato prima con atto dirigenziale numero 503 del 24 settembre 2012 ed in un secondo momento con delibera di giunta numero 26 del 4 marzo 2013. La nota del 27 settembre ultimo scorso, a differenza di quella del 20 luglio, è corredata da tutti i riferimenti tecnici e degli allegati atti ad individuare il finanziamento e ad inquadrare il quadro legislativo di riferimento. Quando al punto precedente fa emergere in modo preponderante carenze di competenze evidenti, comunque responsabilità, il merito al protrarsi della tempistica che ha portato alla concessione del finanziamento. Con delibera comunale numero 142 del 10 dicembre si precisava e entro 30 giorni dalla notifica della deliberazione della Giunta regionale necessita trasmettere la documentazione indicata all'articolo 4. Entro lo stesso termine di cui prima l'ente deve assumere, con propria deliberazione, l'impegno alla restituzione dei fondi anticipati dalla Regione secondo i tempi e le modalità di cui agli articoli 23 e 24, sempre della delibera di Giunta regionale 2012. La durata massima del finanziamento è di 3 anni, in caso di durata superiore, sino al termine stabilito con l'ultimazione dell'intervento. La restituzione avviene a lavori in soluzione unica o in 3 rati. A fine lavori in soluzione unica o in 3 rati.
Nelle ipotesi di mancata ottemperanza alla restrizione dei fondi, nei termini citati, la Regione provvede al recupero delle somme non restituite, autorizzando l'ufficio di ragioneria regionale a trasferire le somme a qualsiasi titolo liquidato dalla Regione stessa all'ente adempiente, sino alla concorrenza dell'ammontare di quanto non restituito. Le somme alla Regione potranno essere restituite sia con le maggiori entrate derivanti dai proventi derivanti dal conferimento presso il sito, sia dai fondi provenienti dal minor costo per il conferimento dei rifiuti ed altre discariche, sia dalle somme derivanti dall'azione legale da parte dell'ufficio legale del Comune. Nella nota del 27 dicembre 2012, numero 21.967, a sua firma, si evidenziava: al piano di caratterizzazione d'apporto in appalto, esaminato ed approvato dalla Commissione Consultiva, manca il capitolato speciale d'appalto. L'elenco dei prezzi. Il tecnico incaricato per la loro predisposizione ha richiesto tempo sino al 15 gennaio 2013. La messa in sicurezza potrà essere avviata in tempi brevi, ma il percolato da eliminare dalla vasca è notevolmente superiore a quanto previsto in base all'invio della domanda di finanziamento. Da quel periodo l'impianto è stato posto sotto sequestro e nessuna attività è stata possibile porre in essere. È necessario quindi formalizzare l'affidamento anche se d'urgenza a ditta specializzata, valutando inoltre la possibilità di smaltire parte del percolato attraverso un impianto di depurazione, fermo da luglio perché anch'esso posto sotto sequestro. L'impianto di Carpineto è stato sottoposto a sequestro dal 24 luglio ad inizio 2013 e nella nota della Regione del 21 febbraio non si fa richiamo alcuno a tutto ciò. Però l'articolo 247 del decreto legislativo testo unico ambientale afferma: nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l'autorità giudiziaria che lo ha disposto può autorizzare l'accesso al sito per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione ambientale. Dalla relazione tecnica preliminare del professore aggregato in ingegneria sanitaria ambientale presso l'Università degli Studi di Cassino, incaricato con determina 664 del 10 dicembre 2012, datata 24 gennaio 2013, emerge che sarebbe opportuno sostituire l'attuale impianto di depurazione con uno di nuova concezione, in grado di aumentare la potenzialità di trattamento e l'efficienza depuratoria. Il potenziamento dell'attuale impianto di depurazione è stato richiesto dallo scrivente sin dalla prima interpellanza risalente a luglio 2011. Sin dall'insediamento sosteniamo che a pagare non possono essere i cittadini e che anche all'impianto avviato i fondi non dovranno essere prelevati dagli introiti derivanti dall'attivazione dello stesso, perché è uguale a dire che pagano i lavoriotti quando a loro non compete responsabilità alcuna. Non è possibile non evidenziare tutta una serie di inadempienze che hanno comportato il dilazionamento dei tempi per l'avvio dell'impianto. Lei, sindaco, rispondendo in data 1 febbraio 2013 ad una precedente interrogazione sulle competenze, scriveva: in merito all'impianto di Carpineto che non si stava sostenendo nessuna attività gestionale, ma solo attività per la collaudabilità e la ricerca delle responsabilità per il danno subito, facendo passare il concetto che non si stavano svolgendo funzioni prettamente tecniche. Le funzioni tecniche, quindi le relative competenze, non sono necessarie solo per la gestione, che comunque va portata avanti anche in mancanza del gestore di impianto fermo, ma sono fondamentali per la programmazione di interventi dedicati quali quelli necessari per Carpineto. È di fondamentale importanza predisporre gli interventi quanto prima per ripristinare la funzionalità dell'impianto, ma è necessario evidenziare anche le responsabilità in merito ad una questione che, facendo emergere forti limiti e per quanto concerne le competenze tecniche, e per quanto concerne la tempistica di approccio, si sta protraendo troppo, rischiando di fatto di compromettere ambiente se non le casse del comune e di conseguenza dei cittadini. Io la interpello sulle seguenti motivazioni. Le motivazioni relative alle competenze che hanno visto inviare a distanza di due mesi l'una dall'altra due richieste avendo ad oggetto le medesime questioni, ma completamente differenti in merito ai riferimenti tecnici necessari. Le motivazioni che hanno visto l'ente accettare le modalità di restituzione del fondo, tra l'altro come previsto dalla legge, pur essendo a conoscenza della forte esposizione a cui veniva sottoposto il comune che, dovendo provvedere alla sostituzione a fine lavori, restituzione a fine lavori, avrebbe visto pesantemente compromesse le legittime aspirazioni di sviluppo della nostra comunità. Sulle motivazioni che hanno impedito all'ente di esigere sin dall'inizio che la Regione si accollasse giustamente la spesa, evitando così di deliberare, accettando le condizioni del finanziamento per poi cambiare versione e sconfessare di fatto un atto ufficiale quale una delibera di Giunta. Sulle motivazioni che, viste le già note condizioni economiche dell'ente, hanno portato ad evidenziare l'impossibilità di rispettare quanto previsto dall'articolo 20 del disciplinare nella nota del 6 febbraio, tenuto conto che la data del provvedimento del finanziamento risale a novembre. Sulle discrepanze tra quanto si sostiene nelle note del Comune del 6 e dell'11 e la nota della Regione, che sostiene il mancato trasferimento delle informazioni richieste.
sulle azioni che l'amministrazione ha messo in campo, visti anche i continui solleciti in merito all'accumulo del percolato sostanziato con l'interrogazione del consigliere Zaccagnino per sollecitare l'attività giudiziaria affinché si autorizzassero interventi di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale così come previsto dal 247, tale da evitare che il percolato in vasca raggiungesse livelli di guardia quali quelli attuali, scongiurando anche danni dovuti al fermo della strumentazione. Faccio riferimento alla prima. Le motivazioni che hanno portato solo nell'ultimo periodo ad optare per il potenziamento dell'impianto di depurazione a scapito del capping e se, tenuto conto della relazione del professore incaricato, non ci si rende conto di come a tal proposito un ruolo fondamentale ricoperto dalle competenze che avrebbero portato sin dal principio ad accogliere la nostra istanza di potenziamento dell'impianto di depurazione. Di chiarire le motivazioni secondo cui nel Consiglio del 4 marzo, ultimo scorso, in cui sono stati portati provvedimenti finanziari relativi agli interventi, e nella commissione competente non viene fatta alcun accenno alla nota del 21 febbraio della Regione, che evidenziava incongruenze in merito ad una questione di primaria importanza. Di chiarire le motivazioni che vedono l'amministrazione rispondere alla nota della Regione del 21 febbraio, 18 giorni dopo, cumulando un ritardo significativo e non giustificabile data la necessità di agire celermente. Grazie. Grazie, capogruppo Lamboglia, vice sindaco, saluto per. Buonasera a tutti. Io stasera, proprio per evitare, dato che su questo argomento abbiamo discusso non so quante volte, ma moltissime, ho chiesto all'ufficio di relazionarmi in modo puntuale sull'interrogazione, in modo tale che una volta per tutti evito che parlando a braccio in qualche modo si può capire o non capire, o mi spiego meglio rispetto a quello che ovviamente è, sono le cose fatte e le cose che intendiamo fare. Per cui l'ufficio mi scrive in merito all'interpellanza del consigliere Lamboglia, preciso quanto segue. Il sindaco, con una propria ordinanza numero 101 del 2011, e del 1-7-2011 ha disposto a far data del 4-7-2011 la sospensione del conferimento dei rifiuti nella nuova vasca all'interno del sistema di rilancio dei rifiuti solidi urbani del Carpineto e lo smaltimento percolato presso impianti autorizzati. Con nota della Regione Basilicata, Ufficio Prevenzione e Controllo e Ambiente del 36-2011, LOT 11.385, è stata espressa la disponibilità a sentire a titolo di anticipazione al finanziamento per lo svuotamento del percolato della vasca. Le operazioni connesse a tale svuotamento hanno determinato una spesa di €345.479,70, liquidata dalla Regione Basilicata con disposizione dirigenziale numero 75A/400274 del 16/12/2011 a titolo di anticipazione per attività urgenti a tutela dell'ambiente. Questo comune inoltre, con deliberazione numero 169 dell'8/9/2011 del servizio della pubblici, ha affidato al Real Service con sede in Marghera, Venezia, l'esecuzione di un monitoraggio ambientale nella nuova vasca di conferimento dei rifiuti solidi urbani, a garanzia di un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente, oltre che finalizzato la possibile ripresa del conferimento di rifiuti sospesi con l'ordinanza sopracitata. Alla stessa Real Service è stato affidato un ulteriore incarico per la redazione del piano di caratterizzazione dell'impianto di Carpineto, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 152 del 2006, in quanto dall'indagine eseguita è stato finanziato il superamento del CSC con riferimento a quanto stabilito dal citato decreto 152. Detto piano è stato esaminato con parere favorevole dalla conferenza di servizio nella seduta dell'8 maggio 2012. Ovviamente il Comune per tale aspetto ha agito ai sensi dell'articolo 245 del decreto legislativo 152 2006, in quanto proprietario dell'impianto e non come
responsabile della contaminazione. Peraltro è al vaglio della magistratura competente la individuazione di eventuali responsabilità sia in fase di realizzazione dell'impianto che di gestione dello stesso. La gestione dell'impianto era infatti affidata a ditte esterne e il conferimento dei rifiuti veniva effettuato sia nei comuni della Lagonese e sia nei comuni individuati dalla ordinanza 02/2010 61 AMP del Presidente della Giunta Provinciale dalla numero 4/2010 del Presidente della Giunta Regionale e numero 64 AMP dal Presidente della Giunta Provinciale. Successivamente con nota sindacale numero 12.294 del 27/2012 è stata richiesta dalla Regione Basilicata il finanziamento di euro 1.566.103 per l'effettuazione di ulteriori interventi di mise, la caratterizzazione, l'analisi del rischio, eccetera. C'è da precisare che i primi lavori di messa in sicurezza il Comune li ha attivati immediatamente alla data di verifica del superamento del CSC. La Regione stessa, la stessa è stata richiesta e riproposta in data 29 settembre 2012 con riferimento alla legge regionale 26/2011 e alla delibera di giunta regionale 377/2012. La Regione ha assentito alla concessione del finanziamento con delibera di giunta regionale numero 1523 del 13 novembre 2012. Nel contempo, però, l'intero impianto era stato oggetto di un primo intervento di sequestro da parte della Procura di Lagonegro in data 4 luglio 2012 e in un secondo provvedimento da parte del medesimo ufficio di Procura il 18/10/2012. In ordine a quest'ultimo provvedimento, in data 24/10/2012, si evidenzia che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lagonegro in data 24/10/2012 ne ha dichiarato l'inefficacità cui ha fatto seguito da parte della Procura della Repubblica appello al Tribunale del Riesame che ha rigettato l'impugnazione con atto del 5/1/2013. Pertanto durante l'intero periodo dal 24/7/2012 al 5 gennaio 2013 nessuna attività è stata possibile eseguire all'interno della piattaforma, tranne quelle piccole cose che su nostra richiesta il giudice ci ha autorizzato a fare volto per volto. Questo comune, in data 6 febbraio 2012, in seguito a una più attenta analisi delle disponibilità economiche di questo ente, ha comunicato alla Regione che avrebbe provveduto alla restituzione dei fondi di cui alla deliberazione che ho detto prima, giunta regionale 377/2012, sopra richiamata, solo a seguito dell'effettiva entrata in esercizio dell'impianto. Diversamente si sarebbe creato a carico del Comune di Lauria un debito che le attuali condizioni di bilancio e con i continui tagli operazioni contributi statali sarebbe stata assolutamente insostenibile ed avrebbe determinato uno stato di insolvenza e conseguenze di dissesto finanziario con tutti i ben noti disagi per l'intera cittadinanza lombarda. Il Comune non aveva inizialmente sollevato il problema della restituzione del fondo in quanto aveva ritenuto di poter riavviare l'impianto in tempi brevi adeguato agli impegni assunti con la Regione e di dover comunque agire in ogni caso per la soluzione del problema essendo fortemente interessato che l'impianto ripartisse. La Regione da parte sua con nota PROT 34.476/75 a firma del dirigente del Dipartimento Ambiente e politiche della sostenibilità, ufficio prevenzione e controllo ambientale,
ha ritenuto tra l'altro che questo ente avrebbe dovuto immediatamente provvedere all'azione delle misure di prevenzione messe in sicurezza d'emergenza ai sensi del comma 3 dell'articolo 242 del decreto legislativo 152 del 2006, con ciò dimenticando che il Comune di Lauria, come già precisato, è proprietario dell'impianto e non certo responsabile della contaminazione. Tale precisazione è stata già effettuata dalla Regione con nota Prot 6550 dell'11 marzo 2013, nella quale è stata anche chiesta di disporre affinché, in termini di risorse finanziarie occorrenti per la messa in sicurezza e caratterizzazione del territorio bonifica, faccia applicazione dell'articolo 250 del decreto legislativo 150 scusatemi. Allora, stavo dicendo che per la messa in secondo si deve applicare l'articolo 250 del decreto legislativo 152 e quindi di procedere agli adempimenti di legge secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la sua bonifica, per la bonifica delle aree inquinate. Perché in realtà il Comune di Lauria non ha le capacità economiche diversamente, se non modificano il piano, di attivare nessuna bonifica. E dato che la legge prevede a questo articolo la possibilità dell'intervento dell'ente superiore, e considerato che il nostro impianto è un impianto regionale, è giusto che la regione provveda a ciò. Nel contempo comunque quest'ente, con provvedimento del licenziale numero 15, invalidata 11 marzo 2013, ha impegnato la somma di 90.090 per le ulteriori messe in sicurezza dell'impianto di cui si tratta. A tal proposito, fatta sempre che il regolatore del servizio dell'impianto è ritornato pienamente in funzione, le analisi del retro in uscita sono ritornate tutte nei limiti previsti da una normativa vigente ed è stato quindi avviato il suo smaltimento nella rete fognante. Il percolato che nel mese di febbraio-marzo si era accumulato in vasca circa 20.000-25.000 metri cubi e non quello che avevamo preventivato originariamente, che aveva raggiunto la soglia di 1,40 m dal ciglio della vasca, per cui era quasi al livello massimo, oggi è stato ridotto a un quantitativo che è sotto la quota di 1,3 m. Tutta l'operazione di messa in sicurezza sino ad oggi ha determinato un costo previsto nell'impegno a fronte di circa 1.500.000 euro e se fosse stato necessario se il servizio di smaltimento del percolato fosse stato affidato a ditte esterne, la quale avevano presentato preventivi a 65 euro a metro cubo da smaltire. Per l'esecuzione dell'attività di mise si è reso necessario affidare il servizio a un'impresa competente e a tal proposito si è fatto riferimento alla IRP ecologica di Vitri Potenza ed alla richiesta di 2 unità di personale all'agenzia di lavoro Tempo SPA che ha avviato il signor Bello Giacomo e il signor Carlo Magno Gaetano. Immagino che queste 2 unità sono state avviate perché in realtà erano gli stessi operatori che lavoravano con la vecchia società che gestiva l'impianto e certamente meglio di loro nessuno poteva sapere e conoscere quel tipo di impianto. Per completezza si precisa che per avviare l'impianto di depurazione è stato necessario un primo intervento di manutenzione straordinaria su alcune apparecchiature elettromeccaniche, in quanto durante i 7 mesi di fermo se n'era compromessa la funzionalità e comunque grazie a una deroga concessa alla procura di Lagonegro si è potuto recuperare la funzionalità del ridetto impianto in poco tempo. Voglio ricordare a tutti che in realtà in base al sequestro dell'impianto fui io assieme al vecchio gestore a sollevare il problema nei confronti della procura
che la chiusura in modo indiscriminato di quell'impianto ci avrebbe portato un danno notevole, perché l'impianto andava in operazione e sicuramente per rimetterlo in funzione avrebbe avuto dei costi aggiuntivi sostenuti. Il procuratore accolse la nostra richiesta e ci fece mantenere gli impianti di ossigenazione attivati, in modo tale che oggi, con una spesa minima, siamo riusciti in tempi brevi a riattivare lo stesso. Da ultimo si vuole chiarire che l'affidamento al segretario della gestione dell'impianto è assolutamente provvisorio e deriva essenzialmente dalla espressa rinuncia dell'ingegnere Papaleo. È precisa intenzione di questa amministrazione, comunque, che le funzioni tecniche dovranno essere gestite dal dirigente dell'UTC. In questo senso si stanno ponendo in essere tutti gli atti, non solo per la questione dell'impianto di trattamento dei rifiuti, ma anche per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti, dei servizi connessi all'urbanistica e alla ricostruzione. Non è assolutamente volontà di questa amministrazione, pertanto, continuare a porre in capo al segretario comunale servizi tecnici. Detto questo, c'è da dire che in realtà, quando noi avevamo sostenuto con le note trasmesse alla Regione, e per questo stasera ne voglio informare il Consiglio e tutti i cittadini presenti, che proprio a seguito di ciò la Regione Basilicata sta provvedendo con proprio atto alla modifica del regolamento relativo al fondo di rotazione, che consentirà l'erogazione del finanziamento così come chiesto al Comune. Questo perché differentemente non c'era nessuna possibilità che l'ente potesse in qualche